Matteo, una grande vittoria all'esordio nella seconda fase di Europe Cup davanti al vostro pubblico contro gli austriaci del Panaceo Stockerau, un 3-2 davvero importantissimo. È stata una partita molto molto difficile, perché erano tre giocatori molto scomodi, serviva molto bene, e avevano, soprattutto il Mancino, aveva un gioco molto molto particolare, quindi non è stato facile adattarsi. La mia prima partita, soprattutto con Bancos, non è stata facile, perché dovevo un po' anche abituarmi alla palestra, un po' più lenta, molto grande, quindi mi sono un po' innervosito all'inizio, però sono stato molto duro e sono davvero contento di aver portato a casa due punti. Anche sotto 1-2 nel punteggio generale non avete mai mollato, avete dato tutto davanti ai vostri tifosi, e poi tuo fratello Leonardo ha completato l'opera. Assolutamente, abbiamo dato tutto quello che avevamo, sapevamo che sarebbe stata durissima, però sono contento che siamo riusciti a vincerla, perché per il morale era davvero fondamentale. Personalmente stai giocando davvero ad altissimi livelli da tanto tempo, sei il numero uno del ranking italiano, ovviamente vuoi continuare così. Certo, voglio continuare a dimostrare le mie potenzialità. Non è facile mantenere un certo livello, perché fare una buona partita la possono far tutti, però poi mantenere un certo livello è quello che ti fa fare il salto di qualità, quindi spero di continuare così, io ce la metto tutta e niente, dai. E adesso la sfida con la Polonia Carrara nella seconda giornata di questo gruppo A, un avversario che conoscete molto bene e che rievoca ovviamente la finale scudetto. Sì, la conosciamo molto bene, sarà come sempre la partita difficilissima, però noi siamo davvero carichi e daremo tutto quello che abbiamo.